Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nuovo video What I Eat in a Day. Cosa mangio in un giorno? So che questi video vi piacciono tanto, quindi mi raccomando, continuate a lasciarmi tanti pollici in su e qualche commentino qui sotto. Iniziamo subito dalla colazione. Ovviamente la mattina non può mancare il caffè. E questa mattina ho deciso di preparare dei pancake. Se volete la ricetta dei miei pancakes, vi lascio giù nell'info box la ricetta o qui sopra impressione. Adesso vediamo dove riesco a lasciarvela. Sono semplicissimi da preparare, velocissimi. E questi li mangio con della frutta fresca, quindi fragole e ciliegie, e con un po' di sciroppo d'agave e semi misti di girasole e avena. Io adoro i pancakes e mi reputo un po' la regina dei pancakes perché mi vengono davvero alti e soffici. Pranzo invece ho deciso di preparare queste tagliatelle con funghi e salsiccia, quindi ho messo in una padella i funghi che erano già pronti in scatola, ho fatto rosolare la salsiccia con un po' di olio e di aglio, ci metto un po' di prezzemolo e nel frattempo faccio bollire l'acqua per la pasta. Tagliatelle, funghi e salsiccia, mentre per secondo ho deciso di mangiare questi bastoncini di pesce con un po' di insalata. Ovviamente io vado sempre molto molto veloce a pranzo, quindi i miei pranzetti saranno veloci, magari il più delle volte anche già pronti, tipo i bastoncini di pesce che metto in forno velocemente e si cuociono. Li mangio con un po' di aceto balsamico. Mentre per cena ho deciso di prepararmi questo maxi hamburger che è più grande della mia faccia, con delle patate che faccio cuocere prima in microonde. Ho scoperto questa tecnica per cuocere velocemente le patate. Le metto tagliate a dadini in un piatto e al centro di questo piatto ci metto un bicchiere pieno di acqua. Le mettete in microonde, ovviamente il mio microonde ha la modalità di cottura per le patate, quindi magari leggete le vostre istruzioni, altrimenti mettetele al massimo della potenza per almeno 4-5 minuti. Dopodiché le faccio poi rosolare in padella dove ho cotto l'hamburger, perché in realtà il microonde le lessa in soli 4 massimo 8 minuti. Quindi preparo la mia carne e la vado a mettere all'interno dei panini per hamburger e questa è la mia cena semplicemente. E questo è tutto. Ricordatevi anche di iscrivervi al mio Instagram, vi lascio qui il nome. Lasciate un pollice in su e ricordatevi di iscrivervi al canale. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!